Ecco, questo è il terreno adatto alla coltivazione del castagno. Appunto, come si può notare, presenta una colorazione rossa intensa dovuta alla sua presenza all'interno di ferro e magnesio. Presenta un pH leggermente acido con valori rilevabili all'incirca da un intervallo tra i 5 e 5,5. Come puoi vedere, siamo nel periodo inizio agosto, fine luglio, nella quale il riccio inizia a svilupparsi. Come puoi vedere, ci sono i primi ricci. Il tronco presenta striature abbastanza evidenti. Queste striature, diciamo, si sviluppano dopo il 30° anno di età, nella quale il tronco inizia a ingrossarsi notevolmente, iniziano a formarsi queste specie di striature e inizia a cambiare anche il colore. Da un grigio più tenue diventa un marrone abbastanza più intenso, diciamo. Quante castagne produce? Diciamo che un castagno di questo genere, sui 300-350 anni di vita, può raggiungere una produzione di 70-80 kg di prodotto, quindi il suo lavoro lo fa abbastanza in maniera consistente. È così vecchio. Bene Gemma, io vorrei mostrarti la composizione interna di un riccio in questo momento di sviluppo, che, come puoi notare, si trova in una prima fase di sviluppo e quindi i pungiglioni appunto di questo riccio non sono molto appunto pungenti. Come puoi notare all'interno abbiamo la presenza di tre frutti, ovvero tre acheni. Il frutto presenta ancora un pericarpo, ovvero il rivestimento esterno che più comunemente viene detto buccia. Presenta un colore ancora sul verde molto debole, diciamo, addirittura tendente al giallo, e che nel corso del processo di maturazione incrementerà il suo colore tendendo più in una curva verso il marrone scuro. Come puoi notare iniziano a svilupparsi le prime striature che nel prodotto finale avranno un colore, diciamo, sul giallo abbastanza intenso. Sull'apice della castagna, come puoi notare, abbiamo il ciuffetto, ovvero la parte finale del frutto. È stato interessante, Federico, grazie e ci vediamo presto. Bene, mi ha fatto molto piacere raccontarti.